Tralasciando che sembra esplosa una bomba, questa è la nostra prima stanza. Puoi tirare lo sciacquone, vai. Grazie. Questa è la nostra prima stanza con il nostro primo bagno. Arrivate a cavo dopo aver preso il traghetto ballerino. Adesso facciamo una piccola ricognizione per capire dove siamo, cosa ci facciamo qua e cosa andremo a fare domani, ma soprattutto aspettiamo che il supermercato apra per fare un po' di rifornimento di acqua perché domani si parte per la grande traversata Elbana. Bentornati giusti in un nuovissimo video. Questo signore ci sta facendo da guida. Lui è isolano elbano e ci sta raccontando un sacco di cose. La nostra guida non vuole farsi riprendere, però ci sta facendo. Che ci sta raccontando, ci sta raccontando un sacco di cose storiche rispetto all'isola. Siamo anche in un posto di proprietà privata un po' illegale. Ma lui conosce, ha detto, quindi. Là c'è il mausoleo dove dobbiamo andare domani e anche Monte Grosso. Sì, siamo a casa del cugino di Fabrizio. Prima eravamo là, in quella villa là dentro. Comunque abusive. Abusivissime. Adesso sono in questa villa, comunque ancora abusive, ma con anche il padrone di casa. Esatto, beh, almeno non siamo troppo abusive, però stiamo guardando degli scorci dell'Elba che se no... altrimenti non avremmo visto. Sì. Perché non posso? Questa domanda che la stai facendo davvero? Tu i sassi li colpisci? Basta. Siamo state circuite ed ora abbiamo salutato la nostra guida. Adesso per rilassarci un po' ci facciamo una birra. E poi andiamo in supermercato. Non capisco, sei amico o non sei amico?
tanto amico. Siamo andati a mangiare un pezzettino di pesce così a testa, un'orata al forno con delle patate, e siamo state ripulite dei nostri averi, dissanguate. Un pezzettino di orata veramente minuscolo, con 4 patate, 2 zucchine, un quartino di vino bianco che sembrava il vino quando lo apri e poi lo lasci fermo nel frigo perché non lo finisci subito e lo finisci qualche giorno dopo. Coperto, un litro di acqua frizzante, 76,50 euro. Per il quantitativo di pesce che abbiamo mangiato, forse abbiamo pagato un po' troppo. Va bene, ok, personale gentile, location carina, però vabbè, è andata così. Ci vediamo domani per la nostra avventura che inizia la grande traversata Elbana. Ciao Giusti, buonanotte. E questo è il castello. Buongiorno Giusti, stiamo andando all'attacco della GTE. Ci aspettano 19-20 km e un dislivello di 900 metri. Siamo pronte per questa avventura? Non lo so, siamo pronte per questa avventura? Siamo prontissime. Siamo prontissime, non vediamo l'ora. Dopo la spianata di ieri sera della cena da tanti soldi, stamattina abbiamo fatto una bella colazione dolce e salata che ci darà la carica per affrontare questi chilometri. Attraverseremo il Parco Nazionale dell'Elba. Sono 4 giorni di cammino perché le ultime 2 tappe abbiamo deciso di prendercele in relax, visto che comunque bisogna sempre scendere in ogni paese, non si può dormire nel Parco dell'Elba, non ci sono posti per sostare, inoltre non c'è neanche acqua su. Ogni tappa poi si torna giù a valle e si torna in qualche paese, si va a dormire in qualche paesino e poi il giorno dopo si torna su. E in men che non si dica, siamo arrivati all'attacco della GTE. Guardate che meraviglioso scorcio rovinato dai cavi dell'alta tensione. Quella villa là è la villa dove siamo entrate ieri abusivamente, una delle due. Mi sembra che questo bivio sia ben segnato. Noi arriviamo da là, dobbiamo proseguire di qua, però volevamo andare a vedere il mausoleo che è di qua, e allora facciamo una breve deviazione e andiamo a vedere sto mausoleo, infilandoci in un sacco di vegetazione a quanto pare. È qua dietro. Ah, che figo! Che spettacolo! È stato detto di non salire le scale perché sono un po' pericolanti, quindi io le salgo lo stesso. Ah, di non salire in quelle scale, forse c'era stato detto. Opa. Ma perché la gente viene a fare i murales? Non salirò per non andare a cercare notte, che vien da sé. Oh. E probabilmente si sale là sopra. Eh sì, se sali nelle scale dentro poi esci là sopra. Bello, deve essere bello. Si vede il mare da là. Beh, guarda. Ah, ma guarda che belle le facce, non avevo notate le due facce da una parte e dall'altra. Adesso vi faccio vedere un dettaglio, dall'altra parte c'erano le scale, no? In cemento, mentre invece lì per salire nel mausoleo, come vedete, sono in ferro, quindi sono sicuramente pericolosissime. Guardate che bello sto faccione, bellissimo, e ce ne sono 4 così, uno per ogni lato.
Questo è un po' più scagazzato dagli uccelli. Bello questo mausoleo, proprio forte. Chissà che vista che c'è da là sopra. Questa è la cartina. Praticamente ci sono due partenze per la GTE. Una è qua e una è qua. Inizialmente il tragitto faceva così, wow, wow, passando per il mausoleo e arrivando qui, ok? Mentre invece adesso è stato tagliato, sono 3 km qua più o meno, 4. E noi siamo partiti da qua e abbiamo fatto wow, 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 fino a trovarci qui. Solo che per andare a vedere il mausoleo bisogna un attimino tornare indietro, questione di 100 metri, da questo bivio qua, ok? Dove noi adesso andiamo per Monte Grosso e saliamo lì. Siamo andati di là e abbiamo visto il mausoleo, che forse, forse si vede anche da qua. Ah, ecco, infatti, là sopra. Quindi è proprio questione di un centinaio di metri. Quindi adesso proseguiamo per Monte Grosso. Raccontami per favore. Il mausoleo, caratterizzato dalla forma di un faro marittimo, era in passato luogo di ritrovo della comunità cavese, che in occasione del lunedì dell'angelo, detta comunemente Pasquetta, si ritrovava a festeggiare, cantare, ballare. E chi più ne ha più ne metta, assaporando il dolce tradizionale, la sportella, che dovremo quindi assaggiare. E poi la buttavano a fine giornata. Vita e fertilità. E a fine giornata la buttavano in vacca. Tarallucci e vino. Sono cigoli e rumori strani un po' dappertutto. Sembra di essere nella casa degli spiriti con questi cigoli, eppure non siamo né in una casa né ci sono spiriti. Che ne sai tu? Credo proprio che questa sia la proseguie del nostro viaggio. Allora, ah no, guarda, guarda, sembrava chiuso. Chiuso. E invece, eccoci qua. È arrivato il momento di attaccare il Monte Grosso. Vediamo quanto è, quanti chilometri. 1,85 km. Usciremo da quest'isola che sapremo di rosmarino. C'è rosmarino ovunque. Pausa polase. Questo ti dà la carica. Oggi sì che si può apprezzare il colore dell'acqua. Quindi, noi arriviamo da là, stiamo scavallando ed ora vediamo il resto dell'isola con questo mare stupendo. Oggi è bello, il mare. Allora, tutta l'isola riecheggia di moto. Il Mugello mi risulta non essere sull'isola d'Elba. Ma sono macchine,
Cioè, deve essere la chicane più bella di tutto il mondo là. Cioè, senti? No, ma è un rally. Scusa. Questo è poco. Ma stanno facendo il rally dell'Elba? Cioè. Sono tutti guidatori spericolati. Non lo so. Bello, si alternano momenti di discesa a momenti di salita, con momenti di esposizione al sole e momenti di ombra. Vedi, vedi, poi si entra in queste boschette qui. Così si prende un po' di refrigerio. Assolutamente sconsigliato questo trekking nel periodo estivo, perché fa troppo caldo. Faremo questo trekking tra fine settembre e i primi di ottobre e si muore, cioè comunque fa caldo, davvero caldo. Ci siamo prese in giro fino adesso dicendo magari dobbiamo attraversare la strada dove fanno la gara di rally. Eccola, eccola qua. Adesso vediamo una macchina passare, sia chiaro. Adesso aspettiamo finché non passa la prossima macchina. Guarda, che mi tiro in dentro. Alla fine abbiamo scoperto che quello che passa oggi è il rally storico, infatti sono tutte macchine d'epoca, per rendere molto più rilassante la nostra esperienza. Che cos'è quella cima? Allora, quello è il monte là. Strega. Sì. E noi lo dobbiamo scavallare. Ovviamente. Adesso facciamo un pezzettino di salita tosta. Arietta. Senti? E poi attraversiamo di nuovo la strada, rischiando la buccia. Sì. Che è una macchina d'epoca, ci tiri sotto. Dopo la strada, quanto si sale? Oh, così. Così, al monte Strega. Eccoci, questa credo sia la salita più difficile della giornata. E poi, quando la possiamo affrontare noi, se non a mezzogiorno e mezzo? Beh, direi che ci siamo, no? Ok, Monte Strega conquistato. Giusto per amore della chiarezza, ok? Là c'è il Monte Strega, noi siamo arrivate da là, ok? E quando trovate questi omini qui, non proseguite dritto di qua, anche se è abbastanza battuto e sembrerebbe esserci una traccia, ma bisogna scendere di là, dove c'è questo segno Kai rosso, e andate verso questo versante. Noi adesso, siccome abbiamo il vento da dietro, ci mettiamo lì, nascoste, e pranziamo, ho vista un pezzo isola, un pezzo mare, un pezzo pane profumatissimo, wow. E oliatissimo, guarda com'è unto, focaccia. Guarda la focaccia unta, più unta che esiste. Che buona. Ho deciso di portare via il coltello più grande che ho, perché questo pane merita un grande coltello. Vedi? Alla fine, corretta la dimensione. La mia mano è abbastanza traslucida.
Wow, come cazzo mi pulisco adesso? Vabbè, non mi pulirò. No, no, perché... Che bello mangiare vista mare con sottofondo di macchine che corrono. Vi devo dire che a cavo il supermercato Conad, detto anche di market, non è per niente conveniente, mentre invece il panificio del luogo, quello sì che è conveniente. E ha prodotti di qualità. E ha prodotti migliori rispetto al Conad. Buon appetito. Sì, ma non c'è niente, guardate che misero. No, sembra... salame non si sente neanche. Sì. Troppo misero. Miserissimo. Buona focaccia. Quando finiamo questo sentiero, questo trekking, vado dagli organizzatori della GTE e gli dico di pagarmi, perché ho già mandato 4 persone nella direzione giusta e non verso quel burrone là. E mi metto qua e faccio così, guarda, andate tutti quanti di qua. No, no, si va di là, si va di là. Perché il segno non si vede tanto. La signora Ilaria, iniziamo a scendere, abbiamo raggiunto i 960 metri di dislivello positivo, non dovrebbero essercene degli altri e quindi adesso si torna verso il basso. Potresti dirmi quanti chilometri abbiamo fatto finora? Ti dico anche che non sono più signora. No, è vero, adesso sei signorina Ilaria. Abbiamo fatto, come vuoi sapere, 12,38 chilometri. No, siamo più che negli orari. Cosa ho appena detto? Che non avremmo più fatto salita, saremmo scesi. Invece no, stiamo salendo nuovamente. Salve signor Piccione, dove va? Ma guardi, con sto vento, la fatica a volare che non ti dico, meglio farsela a piedi. Anche lei va a Porto Azzurro? Sì, sì, anch'io. Ci vediamo là? A dopo, ordina una birra quando arrivi. Sì. E delle briciole. Quando parlo di dislivello non è mai veritiero, perché il nostro sentiero ci porta là, quella salita ancora, non è mai vero, è incredibile. Io dico oh, 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 siamo arrivati, ormai il più della salita è fatto. No, mai. Hai finito di lamentarci sempre. Siamo arrivati al bivio. Noi stanotte stiamo a Porto Azzurro, quindi dobbiamo andare di qua e successivamente domani ci ritroviamo a questo incrocio e andiamo di là e seguiamo la GTE di là.
per oggi sì. Basta. E ancora un'ora? Basta niente. Sì, beh, nel senso, basta GTE, adesso andiamo a Porto Azzurro, perché non so se tu lo sai, ma io a questo punto vorrei una birra. Io vorrei togliermi le scarpe. Dopo essere usciti da quella vegetazione lì, che è un po' wild, noi pensavamo di andare di là, invece no, si prosegue di qua sì. E si continua. Non ci sono segni però, quindi io ve lo dico. Mi ha appena attraversato il sentiero un serpente, che non so che cosa fosse, tipo un carbone, una roba nera, sarà stato lungo più o meno un metro circa. Ha fatto un metro? Io caro, sì, era così. Per fortuna avevo gli occhiali da sole. Per fortuna non l'ho visto. Nell'ombra, quindi non ho visto bene, cioè non ho realizzato subito che era quello che era. Infatti non ho avuto nessun tipo di reazione. E neanche lui, quindi tutto a posto. Fino all'attacco della GTE, che è lì, ossia da dove siamo appena spuntate noi, sono 19 km e mezzo. Però noi dobbiamo ancora arrivare al nostro albergo per la notte. C'è un odore così brutto di pesce marcio, di pesce freddo, sì, che non credo di avere tanta voglia di mettere i piedi, okay, là dentro. Allora sai che c'è? Andiamo al nostro albergo, che è quello. Oh, che fatica, vero? Soprattutto la cosa che mi ha spezzato le gambe, qual è stata? Questo primo piano di scale per arrivare fino in camera. È stato terribile, sì. La camera è un po' spartana. Le foto erano fatte molto bene su un Booking. Vediamo. Sì, è un po' così. Sì. Un bel po' spartano. Riepilogo della giornata di oggi. Fermi tutti. 20 km. Che abbiamo fatto 1213 metri di ascesa. E questo è il grafico. Wow, wow, che grafico incredibile, wow! Abbiamo dato per oggi, abbiamo dato un bel po'. Secondo il mio orologio io devo fare un recupero di 96 ore. 96 ore che assolutamente non ho. Ti è piaciuta questa prima tappa? Mi è piaciuta tranne il pezzo che collega la GTE al paese. L'unica parte di sentiero bruttina è quella dove ho trovato il serpente. Che è molto incolta e molto trasandata. Sì, che è un po' prima di arrivare al paese, a Porto Azzurro e all'asfalto. Ma a parte questo, insomma, tutto il resto è bello vario mix. Quindi c'è stata salita, c'è stata discesa, c'è stato sole, c'è stato vento, c'è stata ombra, c'è boschetta. Quindi è stato vario ed è stato bello per quello. Non ci sono stati tratti noiosi. No, per niente. Quindi bene. Adesso non ci resta che una bella doccia, una lavatrice di vestiti nel lavandino e poi trovare un bel posto dove andare a cena. Ciao Giusti, ci vediamo domani per il secondo giorno.